condannato e ucciso dopo 7 anni di carcere 420 anni fa. Da allora la sua memoria subì un tentativo di damnazio. Le sue opere non furono più ristampate, perduti i documenti del suo processo, ne resta solo un sommario, perduto l'originale della sentenza, ne abbiamo solo una copia parziale. Tanto che si racconta che nel 1876, quando fu chiesto a Ludwig Pastor, l'autore della monumentale Storia dei Papi, che è uno dei lavori eruditi più importanti di ogni tempo, se fosse vero che Giordano Bruno era stato davvero bruciato sul rogo. Eppure, più di 10 anni prima, nel 1865, una delle 4 statue di filosofi medievali inaugurate all'Università di Napoli era dedicata a Giordano Bruno. E fu da quella prima iniziativa studentesca napoletana, come ha recentemente ricostruito uno studioso della scienza, uno storico della scienza, Massimo Bucciantini, che partì il movimento che riuscì a coinvolgere prima le altre università e poi gli esponenti della politica e della cultura nazionale e internazionale, finché, dopo anni di contese e di scontri durissimi, il 9 giugno 1889, a meno di 20 anni da quell'annessione di Roma al Regno d'Italia, di cui quest'anno si festeggiano i 120 e i 150 anni, fu inaugurata questa statua alla presenza di 30.000 cittadini. Giordano Bruno, dunque, a dispetto di ogni impedimento, era infatti diventato ormai il simbolo della lotta all'autoritarismo, all'oscurantismo religioso, alla tirannide. Un riconoscimento che ancora oggi gli viene tributato. Ma come può un pensatore così lontano da noi, autore di opere così profonde e complesse, esercitare ancora oggi un fascino anche su coloro che non sono specialisti di studi storici o filosofici? Cosa lo distingue dai tanti scienziati che furono perseguitati e uccisi per aver portato avanti studi o idee non gradite al potere politico e o religioso? Dai documenti dell'epoca giunti fino a noi sappiamo che Giordano Bruno fino all'ultimo continuò a dichiarare di essere pronto a difendere ogni suo scritto e ogni sua parola e sfidò anzi i suoi accusatori che avevano tentato per l'ultima volta di convincerlo a una ritrattazione a trovare nelle sue opere affermazioni contrarie alle determinazioni o ai canoni della Santa Sede. Il sentire comune dell'epoca definì Giordano Bruno un eretico ostinatissimo. Su un giornale l'avviso di Roma, dando conto di un rinvio della sentenza, fu denunciato infatti che egli, rimasto ostinatissimo nelle sue opinioni, il giorno 12 febbraio 1600 ci sta tuttora. Giudizio confermato dai confratelli dell'Arciconfraternita di San Giovanni del Decollato che, accompagnandolo il 17 febbraio dal carcere qui al supplizio, scrissero che egli rimase fino alla fine nella sua maledetta ostinazione, perseverando in essa nonostante tutti i loro sforzi. E il 19 febbraio, dando la notizia che la sentenza era stata eseguita, l'avviso di Roma scrisse: giovedì mattina in Campo di Fiore fu abbruciato vivo quello scellerato frate Domenichino de Nola, eretico ostinatissimo, che volse ostinatamente morire. Una ostinazione che nel Novecento fu modernamente spiegata da Monsignor Angelo Mercati, che curò la pubblicazione per l'appunto del sommario del processo romano, come una perturbazione di mente e forse anche di alterazione psichica. Eppure, il motivo per cui Giordano Bruno preferì la morte, morte per supplizio, piuttosto che sconfessare e rinnegare se stesso era tutto lì, nei suoi scritti. Nel De Monade numero e figura aveva scritto: ho lottato e molto, credetti poter vincere, ma vincere, aggiungeva, è nelle mani del fato. Per quel che mi riguarda ho fatto il possibile, che nessuna delle generazioni venture mi negherà, non aver temuto la morte, non aver ceduto con fermo viso a nessun simile e aver preferito una morte animosa a un'imbelle vita. Nello specchio... Nello spaccio della bestia trionfante egli aveva infatti stigmatizzato l'accidia, l'ozio come il peggiore dei vizi umani che avvicina gli uomini alla bestialità, laddove la passione, l'amore folle per il sapere, come si desume da un'altra sua opera degli eroici furori, a identificare l'uomo con il divino.
Questo fu dunque lo scandalo che non fu perdonato a Giordano Bruno e che ancora oggi interroga e mette in crisi più di una coscienza, la sua coerenza, semplicemente la sua coerenza. Quella coerenza razionale e logica che nel momento dell'azione si fa furore eroico, amore appassionato, quell'amore che davvero, come diceva Dante, muove il sole e le altre stelle, un sentire che corre lungo tutta la storia italiana e scrive le sue pagine più belle, come quella della difesa della Repubblica Romana, ad opera di coloro che, come è stato scritto, fecero della loro vita una missione. E si trattava anche di ragazzi giovanissimi. Non sorprende dunque che il già citato Massimo Bucciantini, quando definendo il nostro paese sempre più smarrito e vuoto, che non sa più chi è e non trova il coraggio e la libertà per desiderare e conquistarsi una vita più degna, lo faccia nel volume dedicato a Giordano Bruno. Nonostante il tentativo di svilirlo a tetragona e pervicace, se non psicotica, ostinazione, la coerenza che caratterizza Giordano Bruno fa di lui un simbolo e un riferimento, inquietante perché certo e perenne, per il suo non arretrare e non rinnegare se stesso neanche davanti alla morte, una coerenza senza compromessi, quella di cui sola si può nutrire la passione civile. Sia così lo testimonia un altro grande italiano, quel Paolo Borsellino che tanti secoli dopo Giordano Bruno dirà: è la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale e dell'indifferenza. È dunque il fresco profumo di libertà che rende attuale Giordano Bruno a 420 anni della sua morte, che lo fa fonte viva di insegnamento morale, etico e civile, dove il compromesso è ritenuto velamento della verità che impedisce la libertà. Giordano Bruno, dunque, come un esempio e un simbolo per tutti noi, una fonte a cui tutti, assetati, dovremmo tornare ad abbeverarci. Grazie. Chiedo, è presente se è possibile di spegnere i cellulari perché ci possono essere delle interferenze. Introduce il convegno con la sua performance artistica Anna Chiara Mantovani. Anna Chiara Mantovani è un'attrice professionista, poliedrica, diplomata al Piccolo di Milano.